Ciao, io sono Mauro e ti do il benvenuto nella videoscuola di GD Poker, la prima poker house italiana. Il poker è ormai diventato uno dei giochi online più amati e insieme cercheremo di capire le regole di base, le strategie e tutte le tecniche che possono fare di te un giocatore vincente. Top pair, fish, pot odds, under the gun. È arabo per te? In questa e nelle prossime puntate cercherò di insegnarti tutto quello che ho imparato e alla fine del corso forse non sarai un pro, ma sicuramente neanche un donk. Forse non lo sai, ma il poker, specialmente nella variante texana, non è solamente un gioco di fortuna. L'abilità è una componente fondamentale e sono qui per dimostrartelo. L'idea di base è davvero molto semplice e te la posso spiegare in un minuto. In una mano di Texas Hold'em ogni giocatore riceve solo due carte, sono le carte private o pocket cards. Però ne ha a disposizione altre 5 che sono comuni, cioè appartengono a tutti i giocatori e vengono poste scoperte al centro del tavolo. Dunque, complessivamente, ognuno dispone di 7 carte, 2 private e 5 comuni. E fra queste, dopo un processo che comprende ben 4 giri di scommesse, crea la sua mano, scegliendo le 5 carte che formano la combinazione migliore. Le può scegliere come vuole, 3 comuni e 2 private, oppure 4 comuni e una privata, o addirittura 5 comuni e nessuna privata. In questo caso hai chiuso una semplice coppia di 9, dunque una coppia di 9 insieme alle 3 carte più alte fra quelle ancora disponibili. Semplice, no? Vediamo ora come si svolge un'intera mano, che, come ti ho accennato, consiste in 4 giri di puntate, a differenza dei soli 2 giri del poker all'italiana. Il giocatore che ha davanti a sé il bottone sarà il dealer, ovvero il mazziere virtuale, mentre i due giocatori alla sua sinistra mettono in tavola rispettivamente il piccolo e il grande buio, che sono le puntate obbligatorie con le quali inizia ogni mano. Il dealer distribuisce 2 carte coperte a ciascun giocatore a partire da chi sta alla sua sinistra. Queste sono le carte private, le pocket cards. A questo punto i giocatori, a partire da colui che è alla sinistra del grande buio, effettuano il primo giro di puntate, decidendo a turno se vedere la puntata corrente oppure passare uscendo dalla mano, oppure ancora rilanciare, effettuando una puntata più alta. Se nessuno avrà rilanciato, il giocatore di grande buio, al suo turno, potrà decidere se rilanciare o passare alla fase successiva senza ulteriori esborsi. In questo caso farà check. Quindi vengono scoperte le prime 3 carte al centro del tavolo. Queste 3 carte si chiamano flop e sono comuni a tutti i giocatori. Visto il flop, i giocatori rimasti in gioco effettuano il secondo giro di puntate. Quindi il dealer scopre la quarta carta comune al centro del tavolo. Questa carta si chiama turn. Visto il turn, è il momento del terzo giro di puntate. Infine viene scoperta la quinta e ultima carta comune al centro del tavolo, il river. Dopodiché i giocatori effettuano il quarto e ultimo giro di puntate. A questo punto, chi è rimasto in gioco effettua lo showdown, ovvero mostra le proprie carte e chiaramente chi ha la combinazione di maggior valore si aggiudica il piatto, cioè l'ammontare totale delle puntate fatte da tutti i giocatori. Naturalmente, se in qualunque momento della mano resta un solo giocatore perché tutti gli altri hanno passato, il piatto diventa automaticamente suo, senza bisogno che mostri le carte. Bene! Ora siamo pronti per entrare nel mondo di GD Poker. Questa è la cosiddetta lobby della piattaforma di gioco ed è un po' come la hall di un albergo, l'ambiente virtuale dal quale puoi scegliere la tua stanza preferita. Nel menu principale, attraverso un sistema di filtri, puoi selezionare il gioco che ti interessa, una fascia di buy-in e il numero di partecipanti. Grazie a questa funzione è molto più facile trovare il tavolo o il torneo che fa per te. Nel menu Impostazioni puoi definire alcuni aspetti della tua esperienza di gioco, a seconda dei tuoi gusti personali. Le animazioni, scegli fra una grafica animata o standard, a seconda del tuo gusto. Il pop-up del tavolo, attivando questa opzione il tavolo ti apparirà in automatico in primo piano sul desktop
quando è il tuo turno di gioco. Disattivandola invece sarai tu a scegliere quando visualizzare il tavolo. Il mazzo. Puoi visualizzarlo classico o a quattro colori. Questa funzione è molto utile per non confondere i semi, specialmente se si gioca su più tavoli. I suoni. Preferisci giocare concentrato, in silenzio, oppure non puoi rinunciare al dolce rumore delle chips? Beh, siamo pronti. Giochiamo?